parla del tema dell'empatia, no? E dice quanto è importante nella gestione di un team, soprattutto in questo periodo. E su questo ho letto questa frase di recente che mi ha fatto riflettere, di Netflix. Sai che Netflix c'ha la famosa cultura aziendale di Netflix, e hanno il loro PowerPoint con tutti i loro principi e le loro massime che hanno sviluppato nel tempo. E Reed Hastings, il founder, dice... Noi, sai che molte aziende dicono siamo una grande famiglia, no? Loro dicono noi non siamo una grande famiglia, noi siamo come una squadra sportiva, che è molto diverso, perché una squadra sportiva significa che se arriva uno più bravo tu vai fuori dai coglioni, invece una grande famiglia, se sei una grande famiglia, tuo figlio o tuo cugino resta lì tutta la vita, non è che lo mandi via, no? Esatto, è una logica diversa. E allora quanto c'è la parte, diciamo, di empatia, chiamiamola di famiglia, di rapporto, no? Anche amichevole, quanto invece altre aziende invece sono assolutamente competitive, morso tua vita. Vabbè, questo, come la vivi tu? Chiaramente questo è anche un discorso tuo, no? Nel senso che vuoi dire ognuno di noi ha una struttura, sei costruito in base a dove nasci, sei costruito in base alle esperienze che hai. E molto spesso non le decidi tu, tra tutte queste cose, perché il tuo carattere si forma in età molto, molto giovane, giovanissimo, e quindi diciamo dipende anche dalla fortuna che hai. Ci vuole molto la sesta C delle tue 6 C, no? Cioè nella vita alla fine pure quella ci vuole. Allora, l'empatia secondo me è un sintomo del fatto che tu veramente hai questa idea di caring, nel cambiare più l'inglese che l'italiano, ormai sono veramente messo male. Cioè tu le persone devi fondamentalmente rispettare e le devi fondamentalmente volere aiutare. Se questo c'è dentro di te, allora il fatto dell'empatia è una giusta, diciamo, manifestazione di questo sentimento che tu hai dentro di te. Se l'empatia invece è politically correct, dimenticatelo, perché questa è una grossa presa in giro, non vorrei dire qualcos'altro in questo momento. Però sicuramente l'empatia è un sintomo del fatto che tu stai facendo del tuo meglio come leader per aiutare i team members, per dargli le risorse necessarie, per dargli il coaching e la tolleranza al rischio necessaria per uscire da una situazione. Quindi in quel senso lì è assolutamente fondamentale. Però, ripeto, è la parte finale di un processo l'empatia, non è sai, Monty, mi dispiace molto e poi e basta, cioè dentro non c'hai niente, non hai nessun tipo di... Quindi questa è una parte. La seconda parte, io sono molto per la squadra, per il concetto di squadra, perché purtroppo, volenti o nolenti, tutti competiamo. Voglio dire, tra altri manager, diciamo, non so che tu sei un appassionato, un atleta nell'area del ping pong, ma voglio dire, i manager, io lessi un libro tantissimi anni fa, penso nel 99-2000, che si chiamava Corporate Athlete, ok? E se tu ci pensi, i manager a alto livello sono atleti che devono avere una performance sostenuta per periodi lunghissimi. Certo. Non di minuti, non di ore, ma di anni.